Ciao a tutti ragazzi, vostro lì, bentornati in un nuovissimo question lì, tutto bello sbarbato, tutto bello pulito. Ovviamente allergia come sempre. All'una meno 10 di notte le abbassano e alzano le tapparelle, non si sa perché, ma iniziamo con le domande. Iggy97, mi puoi spiegare le parole storage e caviar? Allora, storage innanzitutto non si scrive store age, ma solo storage, così come te l'ho detto. Poi la differenza, Caviar è un modello di hard disk della Western Digital, Caviar Green, Black, Blu e così via. Storage invece si intende un hard disk fatto per conservare i file. Che cosa intendo? Intendo, mi hai parlato di Caviar, mi hai fatto domanda sul Caviar, ti rispondo, il Caviar Green è un hard disk da storage. A che cosa serve? A conservare i file. Gli hard disk da storage sono meno rumorosi, cioè sono praticamente silenziosissimi, consumano poco, ok? Sono meno performanti, insettino, vai a cagare, ok? Sono meno performanti, però sono molto capienti. Infatti servono appunto per conservare i file, foto, film, musica. Non hai bisogno di un Black, un Velociraptor o un SSD per leggere un film o aprire una fotografia. Quindi tutto si conserva su un hard disk da storage, ok? Dove comunque tu le fotografie non è che te ne conservi una. Generalmente chi ama scattare fotografie ne scatta centinaia, se non migliaia. Chi è appassionato di musica, hai voglia quanta musica avrà conservata, film altrettanto, cose di questo tipo. A questo serve, cioè questo significa la parola storage. Danger47, ciao Lisi, è un grande, grazie mille. Visto che molti altri ti stanno chiedendo un parere sulla loro config, ti chiedo pure io cosa ne pensi della mia. i5-4670K, Swiftek H220, ASRock Z87 Fatality Killer, G-Skill Rip Joe's 8 GB 1866, LEPA G650 MAS, buono, Cooler Master 693, ASUS R9 290. Hard disk 1 TB, più avanti aggiungerò un Samsung 840 EVO da 250 GB. Grande lì, grazie mille. Allora, è buono, assolutamente, è un'ottima configurazione. Però l'alimentatore forse è un po' strettino per la 290. Io avrei puntato magari a un 700 o un 750 watt, ok? Sicuramente. Visto che vedo uno Swiftek H220, suppongo tu voglia fare overclock. E probabilmente avrei puntato su un alimentatore un po' più grande, ok? Magari non il 750, Cooler Master V700. E avrei puntato giusto il gradino, anzi un passettino avanti, ecco, giusto per stare un attimino più tranquillo, però comunque così a stock reggi tutto alla grande, va benissimo, e goditi la 290. Lore Satramus, lì mio padre ha comprato una workstation preassemblata con un Xeon E5 3.2 quad core e una GT 610. Che differenza c'è tra una workstation e un PC normale? Lo dice il nome, workstation, stazione da lavoro, ci lavori. Un PC normale è quello che c'ho io, ci fai lo youtuber, ci giochi, oppure ci puoi, vabbè, non a livelli estremi tipo la Pixar. Però ci monti video, ci fai il filmino, no, ci fai tutto quello che si fa con un computer normale. Tutto, ok? Tranne lavorare su filmati della Pixar, a farci un film, ok? In 3D, che ne so, queste cose così. Questa è la differenza. Un Xeon e un i7, Xeon per work. Come hai detto qua, Xeon E5, visto che tuo padre ha come lo sa, workstation preassemblata, ma non capisco perché. Workstation, quindi per lavorare, i7. Io ho un i5, con un i7 che è semplicemente più potente del mio i5, giochi, fai tutto quello che devi fare normalmente. Semplicemente questo. Inoltre non pensi che la scheda limiti tutto il computer? Pensi alla scheda video. Scheda, non hai detto video, ma suppongo tu ti riferisca alla scheda video. 610 sì, è una schifezza praticamente. A mio parere il tecnico che gli ha consigliato un assemblato è un cretino e aveva anche già la configurazione pronta. In realtà non capisco perché abbia preso una workstation, cioè non. Boh, cioè perché? Cioè è una domanda un po' strana in realtà.
ha comprato solo workstation e poi le domande su queste differenze. Non, secondo me ha comprato una workstation perché ha visto figo il nome o perché semplicemente si è, il tecnico l'ha costretto a comprare. Ecco, ma no, questa è fighissima, questo tu, tuo figlio farà tutti i giochi del mondo. Le solite cose che dicono i, scritto tecnico, sì, i tecnici, i tecnici, ecco, che non capiscono un cacchio, ma va bene. Gabri Azor. Ciao lì, puoi dirmi come va questa configurazione per PC? Cooler Master K380, Sapphire Toxic 270X, 8 GB di RAM Corsair, CX600M. Sì, vabbè, la 270X la reggi, però tutti quanti questo CX. AMD FX 8350, Caviar Blue, non dici da quanto però. Dal codice VD5000AKX dovrebbe essere il 500 GB, se ben ricordo. ASRock AS970 Extreme 4 Arctic Freezer 13. Bene, una buona configurazione, una configurazione normale, ok? Forse avrei risparmiato sul lato CPU per investire sul lato GPU e avrei preso un alimentatore di una fascia leggermente superiore. Il Caviar Blue, se quello là, il 5000, allora un attimino solo, VD5000AKX, che adesso mi sta venendo il dubbio, dovrebbe essere quello da 500 giga. Ovviamente la mia linea internet che è fenomenale. Allora, VD5000AKX dovrebbe essere quello da 500. Dovrebbe essere. Sì, infatti quello da 500. Avrei preso sinceramente quello da 1 tera che costa 50 euro. Quindi, cioè, scendere oggi sotto 1 tera, secondo me non conviene. Che il prezzo scende di pochissimo, ma la capacità scende di tantissimo. Quindi io partirei sempre da 1 tera, ok? Per il resto, niente, tutto ok. Cioè, i cambi che farete, l'ho detto, cambierei alimentatore. Avrei investito di meno sulla CPU per prendere una GPU più performante, quindi processore un po' più piccolino, magari il 6300, per prendere una scheda video di fascia, magari, anche se non è che forse ce la facevi col prezzo, magari quello che risparmiavi là lo dovevi investire solo nell'alimentatore per stare un po' più tranquillo, ma comunque così va più che bene. Poi, 6 marzo 1996, Questionly, ciao lì, sei un grande, grazie mille. Vorrei assemblarmi un PC da gaming. I componenti scelti sono MSI GeForce GTX 770 4670K, ASRock Z87 Pro 4, Barracuda da 1 TB, Corsair 2x4, 2x4, quindi sì, 8 GB, 1600, Corsair CS650M. E no, prendi l'XFX 650 se vuoi fare overclock, anche se io non vedo il dissipatore, 4690K e prendi una Asus Z97, ma non vedendo il dissipatore, vabbè, continuiamo un attimo a leggere un attimo. Considerando questi pezzi che mi vengono a costare 830 euro, potresti consigliarmi un buon case che mi permetta un cablaggio dignitoso e un dissipatore? Premetto che non voglio fare overclock. Ho preso una versione K perché costava 5 euro in più di quella normale. No, se non vuoi fare overclock, non spendere soldi così. Cioè, non li buttare così. Prendi il 4670 normale, una H87 della ASRock, la Fatality, o non mi ricordo come cavolo si chiama, ma non me lo ricordo mai, la H87 della ASRock, come si chiama, quella che consiglio sempre. Io non farei questo e cambierei l'alimentatore con il classico XFX650W. Per il case, AF 912 Plus, Bitfinex Ronin, Carbide 300R. Visto che tutti quanti siete appassionati, anche se io ancora non l'ho provato, però tutti quanti mi state dicendo: no, lì è buono, noi ce l'abbiamo, fidati. L'Aerocool Strike X, credo, Strike X Advance, una cosa simile. Puoi puntare su questi come case. Per il cable management posso garantire più che altro per il Ronin, l'AF e il Corsair. Non per l'Aerocool, sinceramente. Là non lo so. Tra l'altro, l'AF è questo qua che ho io. Per il fatto dell'overclock, già ti ho risposto. Io non lo farei. Cioè, non lo farei. Lascia stare 5 euro in più. Ok, 5 euro in più. Ma non ti serve il 4670 overclockato. Cioè, è un mostro. Non ti cambia nulla se l'overclock. Cioè, nulla, niente. Nulla, a meno che non fai benchmark dalla mattina alla sera. Alzo le mani, ma no, non ti cambia niente, non lo fare. Oppure se sei appassionato, ma. Raise Shot, ma perché è meglio una CPU Intel quad core a confronto con una CPU AMD octa core?
Facciamo sempre il discorso gaming, ecco. Semplicemente perché a parità di core, oppure facciamo quest'altro paragone, è più semplice, per core, quindi ogni singolo core a pari frequenza va di più, quindi detto proprio terra terra, fa più FPS, ti fa andare di più rispetto alla controparte AMD, ecco, solo per questo. Repocraft. Ciao Lì, mi puoi dire se come configurazione è buona? Ti dico già che faccio 35-40 fps con dettagli alti in BT4, suppongo sia Battlefield 4. Non mi hai scritto la risoluzione, ma ok. AMD A6 6400K, Radeon HD 6570 2 GB. Vabbè, suppongo che sia 720p, ma proprio l'ho buttata là a caso. 4 GB, non so né marca né modello. Scheda madre Gigabyte F2A. Vabbè, sì, A88XM. Alimentatore, mi sto preoccupando perché non è di una marca buona. Consigliami un mod dissipatore, consigliami delle RAM buone, consigliami un alimentatore che resti sugli 80 euro. Grazie in anticipo, lì, PS sei un grande, grazie mille. Sinceramente non investirei soldi in una configurazione simile, ma aspetterei di avere più soldi e buttare o conservare o fare un muletto con questo computer e comprare tutto direttamente nuovo. Io non ci investirei i soldi, sinceramente. Poi, Aimbuba, credo si pronunci così. Mi puoi dire se il mio PC da gaming è al passo con i tempi? GTX 660, i5 3570K, Z77 Extreme 4, 8 GB DDR3, non mi hai detto il modello, cioè il marchio. Case K380, alimentatore Berlin 630 W. Allora, il Berlin sì, ci può stare, anche se. Se devi cambiare scheda video, il classico ormai, cioè è leggendario ormai, l'XFX 650 W, costa poco ed è eccellente. Sì, lato CPU sei a posto. Non vedo un dissipatore, quindi hai comprato la CPU K e la Z77 per niente. La scheda video è un pochettino vecchiotta, magari proverei a passare a una. Oddio, sempre se ce la fai. Adesso quanto costa? Mi sembra 2,70. Amazon.it. Potresti pensare a una 770 GTX 770 perché il 3570 hai voglia se tira ancora. Dai, madò, salina internet. Oh, perfetto. 285 euro quella della Asus e ci vai proprio alla grande. Oppure potresti pensare a una bella 760, vediamo il prezzo. Linea internet, ti amo. Bene. Oh, 212 euro. Sì, e là già con la 760 ci va un mio amico gioca a Battlefield 4 con la 760 e ci va da Dio proprio, quindi ovviamente non tutto ultra, però ci gioca da Dio assolutamente. E cambierei, ripeto, l'alimentatore con il classico XFX. Niente, però al passo coi tempi, mio PC, quindi già hai comprato tutto. Magari proverei a vendere la 660 più che altro. E ripeto, di nuovo cambiare l'alimentatore. Il 3570 e voglio accampare. Grabbing Planets. Lì ti piacerebbe questa config. Intel Xeon i5 2697 V2 Swiftek H320 Asus Z9 PED8 VSSI e B-Dual CPU, vabbè sì, è la classica configurazione Titan 4-Way Sly, alimentatore NEX 1500 della EVGA. Sinceramente no, non avrei speso i miei soldi in modo ben diverso. Cioè, avrei preso un bel PC di fascia alta, bello, o magari fascia Enthusiast, ecco, e poi avrei comprato una valanga di accessori, cockpit per guidare per il volante. Sì, avrei investito anche negli accessori, Oculus Rift, microfono, magari il Blue Yeti. Avrei investito in tante altre cosucce, ecco. Anche perché non saprei che farmene di uno Xeon, sinceramente. Leonardo Filancia, ciao Lì, secondo te un alimentatore LC Power da 500. Vabbè, già perché è un LC Power, tutto quello che dirai automaticamente è no, prendi già per no la mia risposta. Da 560 W 80 Plus Bronze, regge questa configurazione 4670 B85M della Gigabyte, scheda madre proprio di fascia bassa hai preso.
2 RAM Kingston da 4 GB, scheda video Nvidia GTX 750. Inoltre, perdo prestazioni se metto una scheda video AMD con un processore Intel? No, non perdi prestazioni, ma io quello LC Power non ci attaccherei nemmeno una ventolina, nemmeno una lampadina. Ok? The Inside Gamers Ita. Ciao lì, ho Windows 8.1 e ho un problema. Perché mentre sono connesso ad internet ho il problema che qualche volta su Chrome, credo sia Chrome, mi affaccia connessione. Che significa affaccia connessione assente? Poi ti volevo chiedere, quando fai i video delle configurazioni dei PC? Ragazzi, ci sto lavorando a quello, non è semplice, cioè ci sono un sacco di progetti in ballo sul canale, tra le aziende che continuano a inviare prodotti e quant'altro, delle le serie di gameplay che ho iniziato, altre cose che vorrei fare, niente, poi il video delle configurazioni non ci vuole un minuto e mezzo a farlo, c'è una quarantina di minuti per parlare di tutte le configurazioni, cioè praticamente è un question lì, però non è così improvvisato, bisogna prima fare tutta la, come si dice, il termine stava qua, configurazione, ecco, bisogna fare tutte le configurazioni per bene, perché cioè non è che vi faccio la configurazione di fascia bassa, fascia alta, no, io per come sono fatto io, se devo fare un video di configurazione o qualcosa riguardo alle configurazioni, io minimo 10 ne devo fare, minimo 10, da 400 a 1400 euro, minimo, cioè proprio minimo 10 configurazioni, quindi sarebbe una cosa mostruosa in video, un video di 2 ore non finisce mai, devo studiarla ragazzi, questa cosa, veramente devo capire bene come farla, ok? Per il fatto di Chrome connessione assente, non ho capito che cosa intendi a faccia connessione assente. Quindi, magari sentiamoci in privato su Facebook e mi spieghi meglio. Magari con uno screen mi fai vedere che cosa intendi. Super Googie 24. Quando inizi i tuoi video, hai sempre lo sfondo della finestrella di Windows. Usi la tecnica del green screen? No, perché praticamente se io mettessi un green screen in camera mia, io non potrei entrare in camera per il poco spazio che ho. È semplice, io l'ho fatto vedere nel video della mia stanza e setup. Io ho proprio un pannello in forex di 2 metri per 1, se ben ricordo. Proprio con stampa, è proprio stampato, è un pannello tangibile. Poi, secondo te il Corsair K di 200 euro è un buon case? Certo, io ce l'ho già, vorrei un tuo parere. Già ti ho risposto, certo. PS, sei un ultramito. Grazie mille. Nunzio Avino, ciao lì, volevo chiederti, con un budget di circa 400 euro vorrei acquistare una scheda video Nvidia che mi permette di giocare a Battlefield 4 in HD ed anche ad Ultra, perché vedo youtuber che hanno schede video non potentissime, ma i giochi ci girano una meraviglia. 400 euro, ho visto il prezzo prima della 770 ed era 270, no, 287, ci vai proprio alla grande, ho la 770, tutto quello che vuoi. Poi, Emanuele Brando, ciao lì, sei un grande. Cosa ne pensi della scheda video AMD Radeon 3800 Series per gaming? Assolutamente no, non va assolutamente bene. Cosa ne pensi del pezzo Cooler Master per PC e a cosa serve? Non lo so di cosa tu stia parlando. Cooler Master non fa un pezzo. Cooler Master, con Cooler Master ti puoi fare mezzo computer con tutti i componenti diversi che vende, quindi non so cosa rispondere. E il PC GMC Phantom V1000 è un buon PC? Non è un PC, è un case. Per gaming, ripeto, è un case, non è un computer. Grazie mille, continua così. Prego, ma non ti sono stato assolutamente d'aiuto perché doma le domande non significavano nulla. Da quanto stiamo registrando? 18 minuti, oggi fa. Gabriele Testa, i processori AMD sono così terribili come dicono? Grazie in anticipo, sei un grande. Grazie mille. No. Assolutamente no. Nunzio Avino, l'hai fatto. Ma con budget circa 4. No, la stessa domanda di prima. E chiedo scusa. X Dani CM, ciao lì, sai dirmi come mai Avira va in conflitto con Comodo Firewall? Stranissimo. Non dovrebbe andare in conflitto. Sul mio PC ho installato solo un antivirus e un firewall. Ho disinstallato anche Super Anti-Spyware perché Avira prima dell'installazione mi ha detto che andava in conflitto. Ma adesso vedo che va in conflitto anche con Comodo perché l'antivirus è unito con il firewall di Windows e vuole che lo tenga acceso. Soluzioni? Ciao grande, grazie mille. Sentiamoci su Facebook. Che a parte non dovrebbe succedere, poi questa cosa è unito con il firewall e vuole che lo tenga acceso. No, non ha granché senso questa cosa. Sentiamoci su Facebook.
DavPax23, ciao Lì, potresti fare un video su come installare SteamOS? Grazie, sei un grande, grazie mille. Ci stavo già pensando in realtà non adesso, ci stavo pensando qualche mese fa, ma non lo so, non è che SteamOS mi attiri poi così tanto, però potrebbe essere un'idea per un tutorial, visto che i tutorial vi piacciono tanto. Installiamo SteamOS, facciamo il video velocemente, non credo ci siano grossi problemi. Certo, in realtà un problema c'è sempre. Due, anzi, questo è il tempo. Anzi, quello che non c'è qua dentro. Davide G, ciao Lì, ti seguo da poco, ma ho visto che sei molto appassionato e competente in quello che fai. Grazie mille. Volevo chiederti un consiglio: è sufficiente un alimentatore Corsair CX600M Bronze 80 Plus per un sistema con 2 RAM 8 GB, processore i5-4440, scheda video Sapphire R9 270X, un SSD Samsung 120, un caviar blu da 1 TB, masterizzatore Samsung 24x. Ed infine, se sia possibile aggiungere un dissipatore per CPU a liquido, se l'alimentatore regge. Sì, è voglia. In ogni caso, sì, il CX, sempre tutti quanti con questo CX, ma a me non piace, c'è di molto meglio in giro, come ovviamente, ripeto sempre, XFX 650. Non vi piace? Antec HCG 620M. Il case è un Thermaltake S21 che non conosco e una scheda madre Z87 Pro 4 che hai sbagliato a comprare perché la CPU non è overclockabile. Ti ringrazio anticipatamente per la risposta. Continua così, i tuoi consigli sono sempre molto utili. Allora, Thermaltake S21, andiamo un attimino a vedere, ma sinceramente non ce l'ho presente. Ovviamente la mia linea stasera ha deciso che andrà da io, va bene. Cioè, sta aprendo Google, attenzione. Oh. Sinceramente io non conosco questo case. Oddio, c'ha le gabbie degli hard disk rivolte verso la scheda madre. Cioè, non sarà tutto sto granché, ma dietro vedo lo spazio per... credo sia da 120, quindi un dissipatore da 120 mm lo puoi mettere, però forse c'è un po' troppo poco spazio tra la ventola e il top del case, quindi non so sinceramente se ci entra. Bisognerebbe vedere quanto spazio c'è tra l'alloggio per la ventola e il top del case. Non dovresti avere alcun tipo di problema a montare magari un Seiton 120V, ma in ogni caso tutto quello che ti dirò non ha comunque granché senso perché tu non devi fare overclock, non puoi, cioè non hai la CPU K, quindi è inutile quello che ti sto dicendo alla fine. Niente. Se sia possibile aggiungere, se mi chiedi solo se è possibile aggiungere, sì, cioè lo puoi aggiungere tranquillamente. Cambierei solo l'alimentatore in tutto ciò, ma comunque lo puoi aggiungere. L'unica cosa è il case che così ad una prima occhiata, non avendolo mai nemmeno visto, mi sembrava solo poco lo spazio tra dove attacchi la ventola e il top, perché il radiatore non è da 120, ma sono un po' più grandi del frame da 120, quindi rischi di farlo urtare sotto o addirittura rischi proprio di non riuscire a farlo entrare, ok? Just Xero. Non sapevo come finire. Just Xero. È meglio un i3 33 sì, 3310, un occhio. È meglio un i3 3220 o un AMD FX 6300, non per il gaming eccellente, ovviamente. PS sei un grande, grazie mille. FX 6300. Christian PP, che cellulare hai? Ho un iPhone 4. Questo cesso qua. Dori Tenzi, ciao Lì, mi servirebbe un consiglio veloce veloce. Devo prendere un PC. Scheda video AMD Radeon HD 8240, è buona? No, assolutamente no. Poi, Keroch HD, credo si pronunci, grande lì, grazie mille. In dual boot si può rimuovere un sistema operativo e lasciarne solo uno senza che ogni volta mi chiede quale scegliere? Formatta la partizione del sistema operativo che non vuoi più. Questo è quanto. Allora, no, ho scritto due volte la stessa domanda. Keroch HD. Sistema operativo, sì, scusate, sto scrivendo due volte le stesse domande, non so perché. Ok, Mario Rossi, Questioli, ciao Lì, sei un grande, grazie mille. Che ne pensi del case della Cooler Master Elite 334? È buono oppure lo devo cambiare?
Vediamolo un attimo. Ovviamente la mia linea internet. Ok. Vabbè, immaginavo fosse sì, il classico case economicissimo con l'interno ancora color grigio. No, no, vabbè. Dipende, cioè, se hai problemi di temperatura e quant'altro è un cambio che dovresti fare, però se la configurazione che c'è dentro è economica, no, direi di no. Comunque non è un case buono, cioè non lo è. Andrea Trainito, ciao Lisi, è un mito ed anche il mio youtuber preferito, grazie mille. Potresti dirmi se le app di AMD sono buone per giocare su PC? Grazie mille, continua sempre così. Certo, prendi una APU top di gamma, delle RAM con frequenza almeno 1866. Non ci giochi ad ultra, assolutamente, però con un bel po' di giochi in full HD te la puoi godere. E quando non ce la fai, potresti scendere a 720p, però magari aggiungendo un po' di sì, aggiungendo un po' di dettagli, sì, direi di sì. Vidi, adesso che mi ricordo, vidi un po' di tempo fa qualche benchmark, non qualche benchmark, chiedo scusa, qualche video su una APU di AMD di Batman Arkham City. Andava tutto bene assolutamente, vidi un video su internet per curiosità. Tutto bene, ci si gioca non dignitosamente, però ci si può giochicchiare, ecco, se ci si sa accontentare. Certo, non è che ci spari Crysis 3, ok? Però. Angelo Rollo, cosa ne pensi di questa configurazione? CPU Intel i5 4670K, Z87 GD65, Corsair H80i, Kingston 8 GB, Kyber Blue da 1 TB. Samsung 120 GB, GTX 770, Siem Storm Enforcer, Corsair CX 750M, i750, vabbè, diciamo di sì, è una buona configurazione assolutamente. Assolutamente sì. 26 minuti, ragazzi, un altro paio di domande poi ci fermiamo. Francesco Di Lieto, secondo te quanti frame fa una R9 270X con un FX 8350 su Battlefield 4? Tutto ultra. Anche i filtri, sei un grande, il migliore, migliore no, ma grazie del grande. Allora, tutto ultra. Allora, non c'è scritta la risoluzione, suppongo che sia il Full HD, quindi 1080p. Direi una cinquantina abbondanti, forse anche di più, pure 60. Sì, direi che ce la fai abbastanza tranquillamente. Andrea Cagliani, Lisi è il migliore. Non è vero, grazie mille comunque. Mi dici se la mia configurazione è buona? Dipende, zio, quanto c'ha di bocce? Grazie, sei il migliore, di nuovo, grazie mille, ma non è così. Tutti i codici mi hai scritto, porca miseria. G3420, Blizzard T2 della Cooler Master, B85 Killer, due banchi di RAM da 4 giga, due. West 2 Kyber Blue da 1 TB, 2 lettori Samsung, la GT 610, una 760, un TV tuner, un Axonar, c'è cioè un po' un Aerocool da 1050. No, 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 no. Cioè, sinceramente no, io cambierei assolutamente tutto, proprio tutto, prenderei il computer, via, salverei cosa? Per esempio la 760 potresti salvarla tranquillamente. Le RAM sono delle Vengeance, quindi va bene. Potresti salvare gli hard disk, per esempio. Poi, vabbè, ci sono altri codici qua, ho letto TV Tuner, eccetera. Non ho letto tutto, tutto, ma no. Cioè, già il fatto che c'è la GT 610, la 760, già fa capire. No, cambia tutto. Io cambierei tutto, sinceramente. You are a nerd. Lì, che ne pensi dell'MSI GTX 650 da 2 GB? È buonina ancora per un po'. Grazie in anticipo, lì sei il migliore. Non è vero ancora, grazie mille. Ancora per un po'. Sì, se ti sai accontentare, qualcosina ancora ce lo reggi tranquillamente. Ragazzi, facciamo l'ultima che sono 29 minuti. Francesco Battaglia. Ciao lì, ti volevo chiedere se sai come installare Windows 7 craccato senza. No, non continua che io non parlo di pirateria sul canale. E nemmeno si fa, non lo fate.
Allora, ragazzi, le domande finiscono qui. Cioè, in realtà non è che finiscono qui. Io in realtà sono indietrissimo con le domande perché per ogni question che faccio, voi mi fate altre 100 domande e io rispondo solo a 20-25, perché tutte le domande sono diverse, bla 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 bla. Ok, ragazzi, niente, io spero che ore sono? 1:20, benissimo. Ragazzi, io spero che il questionly vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile, spero di aver dissipato i vostri dubbi e di aver alimentato, diciamo, le vostre menti per processare altre domande. Mamma mia, proprio. Che cazzo sto dicendo? Non lo so, meglio. Secondo me è il sonno che parlo, ok? Quindi, niente, lasciamo stare. È meglio che vado, renderizzo e vado a dormire. Renderizzo, carico e vado a dormire. È meglio così, secondo me sì, è meglio. Va giù. Noi ci becchiamo ad un prossimo video, unboxing, tutorial, questionly, gameplay, tutto quello che caricherò, non lo so. Va giù, bye bye, I'm Batman.